fare i complimenti ai ragazzi, perché guidare in queste condizioni, ne so qualcosa, è veramente difficile. È difficile andare forte, ma è soprattutto difficile non fare errori. Veramente bravi, avete sempre mantenuto, no? Ho guardato i cronologici, non avete mai fatto dei giri con l'errore grosso, veramente complimenti, anche perché loro sono i piloti della categoria meno esperta e in questi casi veramente è difficile. Partiamo dal terzo, Neri, primo podio assoluto, complimenti. Grazie. Raccontaci tue prime impressioni. Fantastico, in quanto il primo anno appunto sono un rookie assoluto, è la prima volta che gareggio in vita mia, per me è un'esperienza unica, spero ripetibile, non irripetibile. Che dire, grande emozione, grande gara, adesso vediamo la seconda, vediamo come andrà. Una curiosità, tu corri nel team di Luca Riccitelli. Esatto. Sappiamo tutti chi è Luca Riccitelli, sicuramente tu hai un vantaggio anche da questa parte, perché ti darà sicuramente dei consigli preziosissimi. Assolutamente. Prima della gara, dici cosa ti racconta. Ma sinceramente ha lasciato a me la decisione delle gomme, che lì già partiva, si poteva partire con un vantaggio o uno svantaggio. Io ho deciso in un certo modo, per il resto aveva fatto un setup perfetto della macchina. Abbiamo visto poi ieri con Vito che ha fatto anche lì, vabbè, il talento c'è, è indiscusso, ma la macchina comunque era veramente valida. Comunque i consigli di Luca sono sempre validissimi, in quanto è un ottimo, se non tra i migliori team manager che ci siano in circolazione, assolutamente. Grazie, grazie a voi. Massimo, complimenti anche a te. Grazie. Gran gara, grandi tempi. Ho visto che sei riuscito a strappare anche il miglior giro, forse all'ultimo giro hai fatto il miglior giro. Avete, a parte quei 2-3 secondi che hai preso ai primi giri, poi hai mantenuto sempre il distacco uguale. Eri al limite, come si sono comportate le gomme? Hai sentito un degrado o hai avuto sempre un buon feeling? Allora, la macchina era bilanciata perfetta e le gomme hanno svolto il loro lavoro egregiamente. Non si sono scaldate, non si sono deteriorate in nessun modo, erano perfette. Probabilmente comunque la pista era abbastanza umida da tenerle fresche e non farle consumare in modo anomalo. Il secondo o terzo giro ho fatto un errore alla variante alta. Di seguito al secondo si è andati tutti e due lunghi, lui è riuscito ad andare dritto, io mi sono girato, ho perso quei secondi che poi mi sono portato dietro tutta la gara, e quindi niente da dire, bella gara, buona prestazione di Malvestiti e anche di Neri, contento, veniamo per gara 2. Bravo, complimenti. Grazie. Francesco, è andata bene. Tu sei in lotta più che mai per il campionato, immagino sarai un po' teso, a meno che non ci pensi. Dimmi. Diciamo che per ora è andato tutto come preventivato, quindi la macchina era postissimo, siamo andati via, la tattica era quella di cercare di prendere subito vantaggio quando la pista era ancora più umida perché avevamo le rain. Siamo riusciti fortunatamente, poi appunto io ho fatto un errore, sono arrivato un po' lungo perché non avevo bilanciato bene la frenata, lui mi ha seguito, in quel caso io sono stato più fortunato perché appena ho visto che non sarei riuscito a fare la variante ho lasciato correre dritto e mi è andata bene da quel punto di vista. Poi ho cercato di amministrare perché comunque vedevo che eravamo lì, sì, avevo preso un piccolo vantaggio ancora, però insomma non volevo rischiare di perdere i punti della gara. All'ultimo giro ho detto ma proviamo a tirare un po' di più a vedere se riusciamo a tirar su anche il miglior tempo in gara, però avevo sempre quella paura perché se faccio una cavolata mi gioco tutta la gara all'ultimo giro, quindi sono stato... Sì, probabilmente anche lui ha pensato la stessa cosa, che ha spinto tanto anche lui all'ultimo giro, infatti io mi domandavo un pochino se era il caso che all'ultimo giro... No, ma tenendo sempre un margine di sicurezza, perché comunque abbiamo fatto tutta la gara cercando, almeno io, cercando di non fare degli errori, cercando di capire, visto che comunque avevo un po' di vantaggio, quali erano i limiti curva per curva ad ogni giro, senza cercare mai di superarli ovviamente. E quindi l'ultimo giro ho pensato di spingere un po' di più, sempre in sicurezza, perché comunque... per quello che può essere la sicurezza di una gara, per carità, però insomma, ok, grazie ragazzi, grazie.
Niente, io solo faccio i complimenti anch'io a questi piloti e a questo punto vediamo che cosa succede domani. Magari li ritroviamo qua dopo. È vero, non si sa mai, va bene. Allora, a più tardi. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.